Ciao di Kapompi fan e benvenuti in questo nuovo video di Intanto in Thailandia. Le notizie riportate in questo video sono state prese da quotidiani thailandesi. Puoi trovare il link agli articoli giù in descrizione. La TAT, ovvero l'Autorità per il Turismo della Thailandia, vuole presentare al gabinetto per l'approvazione un tipo di visto speciale appunto per quei turisti che vogliono restare a lungo in Thailandia della durata di 270 giorni, ovvero il visto è di 90 giorni, rinnovabile per due volte, per cui si entra in Thailandia e si potrà stare la bellezza di 9 mesi tutto di filato. E scusate se poco, questa notizia per me è stupenda. Cioè, l'idea di poter entrare in Thailandia e poter restare 9 mesi con un visto solo, poi andando ovviamente all'immigration per rinnovarlo, ma quello è un dettaglio irrilevante. Come ho detto prima, questo visto sarà di 90 giorni e prevede altre due estensioni di 90 giorni ciascuna. Ed è un visto previsto per tutti quei turisti che vogliono permanere a lungo in Thailandia e che siano disponibili a farsi 14 giorni di quarantena e soprattutto a sobbarcarsi tutti i controlli di sicurezza che sono previsti per questi voli, per i voli di turismo in Thailandia in questo periodo, ovvero il certificato COVID free prima della partenza, quindi 24 ore, 48 ore prima della partenza il medico deve rilasciare il certificato COVID free, dopodiché praticamente occorre a munirsi dell'assicurazione anti-Covid e una volta arrivati in Thailandia sottoporsi a numerosi test che verranno fatti insomma sia in aeroporto che durante la quarantena negli hotel, nelle strutture che deciderà il governo thailandese. Il signor Yathusak Supason, che è il governatore della TAT, ha detto che è importante cercare di riattivare il turismo degli stranieri, quindi in questo caso dei Farang, quindi degli occidentali, perché ci sono gli alberghi appunto che trattavano, avevano come clienti soprattutto gli occidentali, che sono fermi da un anno, per cui se non ritornano entro quest'inverno, quindi novembre, dicembre, gli occidentali, praticamente poi se ne parlerà l'anno prossimo, per cui saranno 2 anni che queste attività commerciali non lavoreranno e questo metterà a rischio sia l'attività commerciale che centinaia di persone che lavorano in queste attività commerciali, perché verranno licenziate e ci saranno migliaia di disoccupati in più in tutto il paese. Ha aggiunto inoltre che non sarà solo Phuket la prima zona a essere riaperta, ma che il modello che si vuole applicare a Phuket è replicabile in tutte le altre zone della Thailandia, per cui si prevede che sicuramente le prime zone che verranno riaperte al turismo dei Farang, degli occidentali, saranno Phuket e Koh Samui, che sono quelle con più alberghi internazionali presenti sul territorio.
vice governatore della TAT ha anche detto che questo tipo di visto, a differenza di altri tipi di visti long stay, che in Thailandia ovviamente i long stay sono quelli per lavorare e quelli dei pensionati, quindi in questo caso visto per i pensionati, non avrà limiti d'età, quindi per il visto per i pensionati per richiederlo occorre avere almeno 50 anni, invece per questo tipo di visto no, chiunque, anche un ventenne, può, un diciottenne, può richiedere questo visto per entrare in Thailandia. L'unica accortezza è che non ci saranno dei voli di linea, ovviamente bisognerà organizzare dei charter. Organizzare dei charter è il centro per il Covid-19 ha detto che questi charter non potranno avere più di 100 passeggeri per una questione di sicurezza e di distanza sociale nel velivolo, insomma, nell'aereo. È che ovviamente prima di partire, insomma, bisogna organizzare questo viaggio, cioè si raccolgono le firme delle 100 persone che vogliono partire, si vede se c'è la disponibilità del charter, si affitta, eccetera, eccetera, e si chiede alla Thailandia se possiamo venire, siamo 100, vogliamo affittare questo charter qua per giorno tot e chiedere appunto al centro per il Covid-19 thailandese se è possibile atterrare, cioè partire per atterrare. E sarà proprio il centro per il Covid-19 a dare l'ok o meno ai turisti. Il signor Yutasak, ovvero il governatore della TAT, ha concluso dicendo che secondo le stime delle agenzie turistiche thailandesi, permettendo appunto con questo tipo di visto, quindi permettendo il ritorno dei turisti in Thailandia, si prevede per l'inverno 2020-2021 l'arrivo di quasi 500.000 di turisti russi, 27.000 svedesi e circa 15.000 UK, cioè della Gran Bretagna. Questa notizia termina qua, volevo invitarti a lasciare un like, a condividere questo video sui tuoi social. Inoltre, volevo invitarti, se ancora non l'hai fatto, ad iscriverti al mio canale e a cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornato sui prossimi video. E noi ci vediamo domani.